Grazie a tutti voi, grazie a voi che avete sensibilità sociale e sensibilità politica e cerchiamo di mantenere questa manifestazione con questo spirito, uno spirito di pace e uno spirito di contestazione. Grazie a tutti voi. Penso che la TAV è un'opera dannosa per la vallata e inutile per l'Italia. In più costa 20 miliardi di euro che in un periodo in cui non ci sono non si capisce perché debbano essere sbattuti via solo per fare un favore alle ditte che vogliono costruire la TAV. Quindi questa gente rappresenta il bene dell'Italia perché vuole impedire allo Stato italiano di sbattere via 20 miliardi che dovrebbero servire ad altro. Cioè, il governo e anche le opposizioni mi sembra che siano un po' restie a partecipare a manifestazioni di questo tipo. E il problema è che non solo su questo, anche sulla guerra le opposizioni sono in larga parte a favore della guerra. Il problema è che la vera opposizione in questo paese è fuori dal Parlamento, non dentro il Parlamento. La vera opposizione è anche in rete, lei crede? Assolutamente, assolutamente. È la società che si organizza per impedire che i costi della crisi vengano scaricati tutti sulla società e per impedire che si facciano queste opere, ripeto, dannose per la valle e sprecone per lo Stato italiano che non servono a niente. Questo qua è uno spreco tre volte il ponte di Messina, perché il ponte di Messina costava 6 miliardi, questo 20, non si capisce perché si debba fare, visto che c'è la linea ferroviaria tradizionale che è sfruttata solo al 30% e quindi si facciano passare i treni sulla linea tradizionale invece che fare una nuova galleria. Secondo lei la rete fa paura al mondo politico? Sindaci che sicuramente no, diciamo così, la rete impedisce che chi possiede i telegiornali abbia il monopolio dell'informazione e questa è una cosa assolutamente positiva, perché altrimenti coi telegiornali dipingerebbero questo movimento come una manica di matti che pensa solo ai cavoli suoi, invece attraverso la rete si possono far conoscere le vere ragioni di questa lotta e quindi la rete fa paura soprattutto a chi ha da nascondere qualcosa. Scusa, quest'oggi c'è molta gente da tutta Italia anche. Possiamo dire che questa è l'Italia migliore? Sì, non è tutta qua, per fortuna ce n'è anche un po' a Roma all'Assemblea dei Forum dell'Acqua e ce n'è tant'altro. Però questa sicuramente fa parte dell'Italia migliore. Grazie mille.